sono dimenticato di dire prima, l'iniziazione che abbiamo detto, se voi non avete ricevuto una grande iniziazione di della tantra, kriya tantra o grande iniziazione, non potete generare voi stessi nell'aspetto della divinità. Quindi il Jnana non è completo, non avete il permesso di generare voi stessi nell'aspetto della divinità. Se non avete ricevuto una grande iniziazione, sia del Kriya Tantra, anche del Manutara Yoga Tantra, perché con un Jnana, per ricevere il Jnana, effettivamente dovete aver ricevuto una grande iniziazione del Manutara Yoga Tantra, oppure anche una grande iniziazione del Kriya Tantra. Mi sono dimenticato prima di dirlo nella sessione precedente di ieri, di non generare voi stessi nell'aspetto della divinità se non avete ricevuto la grande iniziazione. Nel caso appunto se ci sono delle persone che non hanno ricevuto una grande iniziazione nel passato. Quindi adesso qui normalmente è l'ama, come l'iniziazione di lunga vita, iniziazioni delle classe inferiore, Lin Rinpoche, Kyabji Trichan Rinpoche, Sua Santità e Dalai Lama, Kyabji Trichan Rinpoche. Se voi non avete ricevuto delle grandi iniziazioni, non potete visualizzare voi stessi nell'aspetto della divinità. Potete rimanere qua, potete ricevere le benedizioni, però non è il Jnana completo, perché non c'è la base per poter ricevere proprio l'iniziazione. Non è possibile generarsi nell'aspetto della divinità, ma naturalmente dipende dai lama, naturalmente, però questa iniziazione qua, sì, ricevete delle benedizioni, perché sono ricevute, sono il guru di Sua Santità dai lama, per cui non c'è assolutamente dubbio su questo. Quindi, come mi sono ricordato, magari me lo dimenticherò più tardi, comunque questa è una cosa importante. Tutti quanti i meriti accumulati da me, accumulati da innumerevoli Buddha nei tre tempi. John. Quindi cerchiamo di praticare, eliminiamo tutti quanti One Boss in Spagna rimuove gli ostacoli per praticare il Dhamma. Immediatamente pacifichiamo gli ostacoli, la pratica del Dhamma. Tutti gli ostacoli vengono pacificati nella sua mente, diventano Dharma, Dharma diventa sentiero, il sentiero diventa la base per ottenere l'illuminazione. C'è qualcosa, tutto quanto diventa del maggior beneficio, del maggior significativo per ogni essere senziente, per ottenere l'illuminazione nel più breve tempo possibile. E poi Francis, qui sta parlando Francis per eliminare i problemi alla sua salute, tutte le malattie, karma negativo, spiriti, tutti il karma negativo, i difetti accumulati da tempo senza inizio vengono completamente purificati per questa persona. Vengono completamente purificati. Di essere in grado di generare
incontrare l'amico virtuoso, il corretto amico virtuoso, e dedicarsi correttamente all'amico virtuoso, e da lì ottenere tutte quante le realizzazioni fino all'illuminazione. E poi oggi sono morte. Ieri hanno ammazzato 1.000 canguri. Oggi, o le ammazzeranno domani, o le hanno ammazzate ieri. 1.000 canguri vengono ammassati in un posto qua vicino, in un posto dov'è? Dove esattamente? Mi sono dimenticato il nome. Canberra. Canberra. 1.000 canguri verranno ammassati o sono ammassati. È già successo? È già successo? Quando è che succede? Andiamo a pregare per questi canguri che hanno già cominciato ad ammassare, sono 3.500 che verranno ammassati, per cui dobbiamo pregare per questi. Normalmente bisognerebbe farlo prima della regina delle preghiere, però vabbè, l'abbiamo già registrata. Comunque cerchiamo di dedicare merito a causa di tutti quanti i meriti passati e accumulati da me stesso, tutti quanti annumulati agli innumerevoli esseri senzienti, agli innumerevoli, Buddha, innumerevoli. Mettete in posa quei 3.500 canguri. Sì, 3.500. Che non rinascono mai più nei reami inferiori per sempre, che non rimangono mai, rinascono mai più per sempre nei reami inferiori per sempre. Possono rinascere nelle terre pure dove possono ottenere l'illuminazione e possono ottenere la perfetta rinascita umana, incontrare gli insegnamenti Mahayana e poi incontrare il perfetto maestro, il maestro qualificato e che possono praticare e compiacere la mente del maestro perfetto Mahayana e ottenere l'illuminazione nel più breve tempo, perché se faccio rumore così sto urlando così forte perché magari i canguri così possono sentire, faccio così, urlo fortissimo perché così magari mi possono sentire. Ora, adesso noi non siamo nati come canguri, siamo degli esseri umani e siamo dentro allo stupa della compassione universale, dentro allo stupa della compassione universale, facendo la Lama Chöpa insieme a Georgia è molto, 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 molto prezioso. È veramente una cosa preziosissima, quello che gli yogi del passato, con questa pratica, gli yogi del passato hanno potuto ottenere l'illuminazione nel breve tempo di una vita di questi tempi degenerati. Semplicemente questa è una delle cose più incredibili. Wow, quanti meriti avete accumulato tutti i giorni, wow. Questo vi avvicina all'illuminazione, effettivamente questo lascia delle impronte per riuscire a completare il sentiero dell'illuminazione,
nel sentiero dell'amore. È veramente straordinario, straordinario, straordinario. È veramente una cosa, non riuscite neanche a immaginare quanto è prezioso questo che avete fatto. Noi siamo qua adesso, non siamo nati ora, noi adesso siamo quei canguri. Se noi adesso fossimo quei canguri, che cosa pensate? Non posso dire. Non posso dire che tutti quanti noi siamo rinati nei reami inferiori. Non posso dire questo. Sapete quanto è difficile la vita? La vita è veramente difficile. È veramente molto difficile la vita. Prima di tutto essere animale, rinascere come animale. Non c'è assolutamente alcun tipo di libertà. Di fare le cose come uno desidera. Come noi esseri umani abbiamo talmente tante di quelle opportunità, anche nel samsara abbiamo tantissime opportunità di fare quello che vogliamo. Avete le felicità che volete, potete ottenere anche se sono quelle felicità temporanee, anche se sono quelle felicità temporanee, però ora, adesso, voi ottenete la felicità del Dharma, la felicità del Dharma, capite? E ottenete l'illuminazione. Quindi qui Hun Klung Fung che è morto, poi Margaret è morta. Tutti quanti quelli che sono su questa lista, tutti quelli che si sono affidati a me e per tutti coloro che si affidano a me, che mi hanno dato il nome per cui pregare, possono non rinascere mai più nei reami inferiori e ottenere la perfetta rinascita umana. Possono incontrare il Dharma, incontrare i perfetti insegnamenti Mahayana e incontrare il perfetto qualificato Guru Mahayana e possono essere in grado di seguire correttamente con il pensiero e con l'azione. Con il Bodhisattva Tantum, come Bodhisattva che piangeva sempre, Mekadampagese Chayulua, che ha testato la mente e nella rinuncia, per vedere proprio che la natura del samsara è la natura della sofferenza, ha generato Bodhicitta. Generato una compassione verso ogni singolo essere senziente, generato una grande compassione e poi realizzato la visione Madhyamika Prasangika, la giusta visione e con l'unificazione della origine dipendente. Sentiero comune e non comune dei due stadi.
del sentiero maturante e dello stato di rigenerazione. E li ha liberati dal sentiero del sentiero del completamento. Ottenere così la completa chiara luce, il completo corpo, santo corpo, il completo santo corpo del corpo, il completo corpo illusorio, la completa mente pura della chiara luce del significato e l'unificazione di queste due. E quindi l'unificazione del non più apprendimento. Finché possono ottenere questo nel più breve tempo possibile. Quindi la motivazione, cercare di generare una buona motivazione. Sul caso appunto di generare una buona motivazione. Questo per darvi una diversa. Ho parlato questa volta, durante questo corso, riguardo al guru. Abbastanza ho parlato riguardo a. E anche altre volte. Anche in altri corsi. Alle persone che sono state. Molte persone di voi che sono stati ai vari corsi lo sanno. Io penso anche che è veramente molto buono sapere se coloro possono scrivere, che lo scrivano in modo tale da non dimenticare, in modo tale che potete, quando ve lo dimenticate, potete guardare, guardate, scrivetelo nel vostro diario, scrivetelo nel vostro diario. Questo testo del Geshe Kadampa Tenrin, e questo Tenrin, ho avuto questo testo da Geshe Michael Roach a Seramè molti molti anni fa, ad Apsu, Aptos. A questo Geshe Kadampa Tunlumpa, un grande Geshe, mi dice qui c'è la citazione di questo grande lama. Santo e santi corpo, parole, mente dei tutti i Buddha effettivamente entrano, vuol dire che entrano nel guru e quindi vi benedicono. Questo è quello che dice Tunlumpa, per cui questo. Guru effettivamente è Buddha. Quello che dice è. Quello che deve essere realizzato. Ciò che deve essere realizzato è che, appunto, questo è ciò che deve essere realizzato. Il Guru è effettivamente Buddha.
Il guru è effettivamente Buddha. Il guru è effettivamente Buddha. Il guru è effettivamente Buddha. Esempio, ascoltate. I protettori del Dharma entrano nella mente dell'oracolo, entrano nel corpo dell'oracolo. Capite? I protettori del Dharma entrano nel corpo dell'oracolo. Quell'esempio mostra, prova, lo spirito. Effettivamente, lo spirito dei protettori entrano anche se sono degli protettori ordinari. Spiriti ordinari possono entrare nel corpo delle persone. A capo, per esempio, c'era una donna, noi non c'eravamo, però più tardi lei c'era e molti studenti l'hanno seguita, hanno seguito le sue parole. Lei dava un certo tipo di insegnamenti e la seguivano, sì. Molte persone sono andate a seguirla per parecchio tempo e avevano scritto quello che avevano seguito, avevano registrato quello che lei aveva detto e poi l'hanno scritto e l'hanno diffuso. Loro la chiamavano perché Anila Ann era molto coinvolta con questa. Lama e io l'abbiamo chiamata e le abbiamo chiesto. Noi abbiamo detto il nome di quello spirito e un momento che si è detto il nome dello spirito è subito arrivata. E quando lo spirito arrivava la sua cambia era completamente, perché lo spirito prendeva effettivamente, entrava nel corpo. Il suo corpo e la sua mente erano completamente usati. È la stessa cosa, anche gli oracoli cambiano aspetto quando lo spirito entra nel corpo. L'aspetto della persona che possiede lo spirito cambia, e la cambiava, prendeva un aspetto completo, la faccia diventava, la sua faccia era completa, era completamente diversa. Quando arrivava lo spirito la sua faccia diventava molto vecchia e non sembrava più, non era assolutamente piacevole. A capo. E perché io ho parlato per un sacco di tempo degli 8 Dharma mondani. E lei era presente al corso, questo spirito. E lei non poteva sopportare i tuoi insegnamenti. Oh. Sugli 8 Dharma mondani, lei non piacevano i miei insegnamenti, lei era presente agli insegnamenti, ma non poteva assolutamente dire. Poi allora la Mayesha gli ha chiesto che ci sono 4 scuole, quale visione è la migliore? Qual è la visione migliore? E a capo, lei non poteva assolutamente dire qual era delle 4 scuole, qual era la visione migliore fra quelle delle 4 scuole. Perché? Perché non conosceva. Probabilmente aveva studiato il Dharma, era un Geshe, qualcosa del genere, ed era rinascio, era rinato come spirito, però siccome non aveva studiato, non sapeva.
Quindi dopo un po' qualcuno l'ha seguita per parecchio tempo, poi non so bene cosa sia successo. Penso che lei, che ci sia un'organizzazione sua a Brisbane, credo, forse, parecchio tempo fa. Però quello che voglio dire è che, la cosa che voglio dire è che nel momento che voi vi ricordate la cosa più bella, perché ho portato avanti la chiave, il momento in cui ve lo ricordate è proprio lì, questo è il punto. Questo è il punto, questo è il punto che vi voglio dire. Ok? Quindi anche gli spiriti ordinari vengono lì e nel momento che voi pensate al nome, certo che arrivano. I protettori del Dharma vengono di sicuro, non c'è assolutamente dubbio. Ma anche quelli ordinari, spiriti ordinari vengono. Ma quelli, i protettori di Dharma del passato, presente e futuro, certo. Ora pensate a Buddha. Ora pensate a Buddha. Pensate a Buddha. Ora pensate a Buddha. Ora pensate a Buddha. Quella persona. Voi pensate qualsiasi Buddha, qualsiasi Buddha. Voi pensate a Buddha, il momento che voi pensate, è certo che vengono, certo, quello che voi pensate, loro vengono dentro in quello. Di sicuro, anche se vengono, dico, se vengono gli spiriti ordinari, per quale motivo non dovrebbe venire Buddha? Dovete capire questo, capite? La ragione, se vengono gli spiriti ordinari, vengono, entrano nel corpo, per quale motivo non dovrebbe venire Buddha, che è molto, ma molto più. Oh, pensate che Buddha è lontano, 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 ma no, che non posso entrare, non mi può guidare, non potete vederlo, ah, non succede, non può fare questo, non si può mostrare. È un po' come il non Dio, no? È il momento in cui pensate che tutti quanti i Buddha sono lì, sono effettivamente lì. Pensate che Buddha Maitreya sia lì? È lì. Quindi, il momento che voi pensate che Buddha è lì, Buddha è lì. Proprio il momento che voi pensate che Buddha è lì, Buddha è lì. Qui c'è una citazione. Potrebbe essere anche una citazione del Tantra. Non sono sicuro. Ovunque voi visualizzate, voi visualizzate Buddha, Buddha è lì. Capite? Dovete sapere questo. Chiunque tenete in mente il Buddha. Chiunque pensa a Buddha. Buddha dimora proprio davanti a quella persona. E benedice continuamente la persona, non abbandona continuamente benedice la persona e libera quella persona da tutti
tutti gli errori. Dovete capire questa cosa, è importante. Questo è scritto nel Sutra. Questa è l'aggiunta a tutto quello che ho detto fino ad ora. Questo dovete ricordarvelo, particolarmente, mi sono dimenticato il nome. Solamente fickle mind, non è che perché non è molto stabile, c'è da fickle, no, piccolo di mango, no, non questi mango di anni. Comunque, dovete ricordarvi, questa è un'aggiunta a incoraggiarvi per praticare il Guru Yoga, non dovete abbandonare il Guru Yoga, è un'aggiunta. Comunque a molte cose, per esempio anche individualmente con le vostre preghiere, il vostro karma può essere così, in dipendenza da quello. Diciamo, questo è un discorso internos, però per farvi un esempio riguardo a Dogye, quando do consigli a diverse persone, vengono sempre un pochettino diversi, non sono sempre uguali, ma vengono fuori un po' diversi. A seconda delle persone i discorsi sono un po' diversi. Naturalmente, non è neanche entrato nel sentiero della persona completamente ordinaria. Che sia Buddha è veramente completamente impossibile.
No, non voglio dire che non c'è modo che io sia Buddha, no, è impossibile. Dopodiché io non sono Buddha per niente. Però alle volte ho usato, io penso che sia possibile che, forse che nel corpo e la mente, io cerco di beneficiare, che io uso il corpo e la mente per beneficiare, per beneficiarvi, per essere di beneficio per voi. Per aiutare le persone, per aiutare gli esseri senzienti. Io penso, magari c'è la possibilità di questo. La seconda ragione che voglio, che dico è che delle volte magari c'è la possibilità, magari c'è qualche volta la possibilità di che io possa essere di beneficio in qualche modo. Per gli esseri senzienti. Oppure delle volte, magari non pensate che queste cose che non pensate, non avete l'aspettativa di qualche cosa che succede, non avete assolutamente programmato, però succede qualcosa che non avevate mai pensato. Sì. Ok. Devo assolutamente liberare gli innumerevoli esseri senzienti. Liberare gli innumerevoli esseri senzienti dall'oceano di sofferenza del samsara e condurli allo stato di Buddha nel più breve tempo possibile. Per questo devo ottenere lo stato di Buddha, lo stato dell'onniscienza, e quindi potete generare l'aspetto di Tara.
Siccome una memoria abbastanza negativa, e qua la parola non era stata, non me la ricordavo, ho dovuto controllare. Sono ricordato le parole, quindi devo riguardare, ho dovuto riguardare. E quindi ripetete queste parole perché io possa conferire il Gena. Dell'amo che è l'essenza di tutte, questo è quello che dice la preghiera, parte dell'amo che è l'essenza di tutti i Buddha. Questa è una preghiera del Mahayana per conferire il corpo, parola e mente. Dusun Samgye Sabdi Jin. Padellama e Jaladame Danduso. Padellama. Adesso sono che sangue G. No, adesso sono due. Io danno danno sono. Adesso sono che G. Con ciò sono ad arrivarci. Riceviamo così voci del Bodhisattva. Con ciò sono ad arrivarci. Liberatan Gesù Sasha. Il karma negativo viene purificato.
Noi che la gera. Quindi gioite. Sangue gioi chiuso. Prendiamo i voti dell'aspirazione per poter ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti quanti gli esseri sentiti. Con Gesù la dagliaci. Di poter Gesù soscia. Non la gela gera. Sangue gioi chiuso. Con Gesù la dagliaci. Di poter Gesù soscia. Gioi gela gera. Sangue gioi chiuso. Così avete ricevuto i voti dell'aspirazione e dell'impegno di Bodhisattva. Allora pensate con concentrazione che il lama che dà l'iniziazione è effettivamente Tara. Dal cuore del guru, raggi di luce vengono emanati prima dobbiamo fare il ghetto, scusate, stavo dimenticato di fare il ghetto. Thank you.
lame che avete visualizzato come Tara emana dei raggi di luce dal cuore, della generazione frontale. Tara, santa mente di Tara, viene persuasa a emanare raggi di luce. Dalla generazione frontale, dalla generazione frontale, dal cuore, innumerevoli raggi di luce verde sono emanati che vanno a toccare il vostro corpo, toccano il vostro corpo, si assorbono nel vostro corpo e purificano così tutte le oscurazioni, karma negativo accumulato a tempo senza inizio, la rinascita senza inizio, sono completamente purificate. Meditate su questo. Il vostro corpo diventa il corpo della luce. Poi in un secondo, la vostra comprensione della vacuità diventa un tutt'uno con quella comprensione, diventa una BAM che diventa un loto che diventa, c'è una A al centro che diventa un disco di luna, quindi che diventa un BAM che diventa un fiore di loto e dei raggi di luce vengono emanati da quello che fanno offerte a tutti gli esseri aria, a tutti quanti Buddha. Bodhisattva, agli aria Bodhisattva e fanno le offerte a loro. Sopra il Luptala, il Gelfo, la Tam, e questi raggi di luce purificano tutti quanti gli esseri senzienti che diventano Tara verde, che si assorbono dai raggi di luce e entrano dentro Tara. Quindi questi raggi di luce vengono assorbiti e tutti questi esseri diventano Tara. Con un volto e due braccia. La mano destra è nel conferire le supreme realizzazioni, e la sinistra è con il pollice e l'anulare tengono lo stelo di un fiore Optala, che lo tiene alla testa del cuore, è il fiore che sboccia alla testa delle orecchie.
il tuo volto è sorridente, estremamente pacifico e sorridente. E poi i capelli, non so se Uttalideva, non so che cosa voglia dire Liva, comunque i vostri capelli, metà dei capelli sono a sinistra, sono legati, la parte sinistra sono legati sul capo, sono legati al capo, e la parte a destra sono arricciati e sono sciolti sulla spalla. Arrivano al tuo cuore, al vostro cuore c'è la lettera BAM che diventa un fiore di loto, poi la A diventa un disco di loto, sopra questo c'è una verde TAM, raggi di luce vengono emanati dalla TAM, che invocano dal Potala la Tara perfetta, circondata dai Buddha Bodhisattva. Voi avete l'aspetto molto giovane di una ragazza di 16 anni, 16 anni, una ragazza di 16 anni. Non ha detto un anno, ha detto 16 anni, di 16 anni, una ragazza di 16 anni. E siete appoggiati al disco di luna. Il vostro seno è coperto di una stoffa molto leggera, da una stoffa molto leggera, e molto leggera, una stoffa molto leggera. Vuol dire leggera, vuol dire che è trasparente molto, e poi avete varie stoffe di vari colori, come gonna. La gamba sinistra è leggermente tesa verso l'esterno e la sinistra è contratta. La destra è leggermente fuori e la sinistra è contratta, è come se incrociata. E al vostro cuore c'è una sillaba PAM che diventa un fiore di loto. La gamba destra è leggermente fuori, mentre invece la sinistra è contratta, è seduta più o meno praticamente come le altre tare. Yeah. Adesso vado avanti. Adesso ho generato una fortissima devozione verso il guru.
E quindi emraggi di luce vengono emanati dal cuore del guru, Gatara, e dalla generazione frontale, e dalle 10 direzioni, del Bodhisattva delle 10 direzioni, dal loro cuore. Innumerevoli santi corpi del corpo di Tara vengono invocati e si assorbono dentro di voi, si assorbono nel discepolo. Dalla generazione frontale, Tara, e poi da tutti quanti i Buddha Bodhisattva delle 10 direzioni, innumerevoli Tare si assorbono dentro di voi come la neve sul lago. Nel caso, anche ho dimenticato una cosa, coloro che hanno ricevuto una grande iniziazione nel passato. Non hanno anche una grande iniziazione del tantra inferiore che non hanno ricevuto mai. Non potete visualizzare voi stessi nell'aspetto di Tara. Quello è un grande errore. Non è permesso. Kyajatricha Rinpoche, mio guru dice, mi aveva mandato un appunto di non fare del business, non fare business con le persone. Con gli occidentali, Rinpoche ha detto, quelli che non hanno ricevuto l'iniziazione preliminare di grande iniziatore non possono, questo è per il Jaina, ma anche per altre iniziazioni, in particolare si riferiva all'iniziazione di Mahakala. Comunque non possono farlo senza ricevere, per quello c'è bisogno di una grande iniziazione prima. Questa è una Jaina, per avere il perfetto Jaina dovete aver ricevuto prima una grande iniziazione. Dipende se è dell'iniziazione o del tantra inferiore, del tantra più alto, del Manutaraya Tantra. Quindi così innumerevoli tare vengono dal cuore e si assorbono come si assorbono come fiocchi di neve o come una pioggia. Pensate questo intensamente. Quindi l'effettivo corpo dell'iniziazione ha creato le basi. Quindi adesso c'è la trasmissione orale della richiesta.
gracias al maestro. Lubingi, Dala, Jesume Drame, Jesume Dalizam Maluba, Saragi, Jesunawa, Maluba Saraso. Chiedete di conferire la trasmissione orale di 108 nomi di Tara e il genere del mantra segreto. Nobe dome, senghe delle dunde da Savoidece Suma, Mariba Zamdozo. Del cuore del guru. C'è Sila Bhattam, c'è il mantra intorno, una replica di molte repliche dal santo, santa bocca del guru entra dentro di voi, nella bocca santa del discepolo. Che viene a decorare il disco di luna al cuore. Dovete ripetere questo 3 volte. Omtare, tutare, ture soa, omtare, tutare, ture soa, omtare, tuture, ture soa. Poi il mantra lungo adesso. Namorata traeya. Namaya Balokiteshvaraya Vaisataya Masataya Makaranikaraya Tayata Amtare Tutare Ture Namakirti Sarvadutam Tatudam Zambaya Zambaya Maya Mandaya Hum 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 hum, pe pe pe, Sarvadutam, Sambani, Taresoha, Namorata Traya, Namari Lakshervaya, Vajisatvaya, Masatvaya, Makarunikaya, Tayata, Om, Tare, Duttare, Ture, Mama Kirti, Sarvadutam, Chachudam, Dambaya, Dambaya, Maya, Mandaya, Hum Hum Hum, Pe Pe Pe, Sarvadutam, Stambani Tare, Soa. Ya. Nama Arya Avalokiteshvaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tayata Tare Tutare Dure Mama Kirti Sarvadutam
Tatu dam. Dambaya. Tambaya. Maya. Wendaya. Hum 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 hum. Pepe pepe. Sabaduta. Tambani. Teresoa. Adesso dobbiamo fare il 108 nomi di Tara. Ci deve essere qualche cosa in più oltre. C'è soltanto il guru che deve leggere questo una volta, però non c'è. Non c'è qua. Bisogna ripetere qualche volta questa parola, quello che comincia da qua. Om. Yawachin. Jise. Jajan Soche. In pace, in c'è mani, c'è mani, c'è rabbada, dema, so c'è mata, idema, soha, om, gawacene, c'è, c'è, so c'è, in pace, in c'è mani, c'è ma, lobe ma, so de made. Yedema, soa. Yodine, sese. Yudencheche, impache. Yantemani, sema. Shirabalden, obema. Suchematan, yedema, soa. Quindi questo che viene menzionato qua, la preghiera che viene menzionata qua, all'inizio c'è, però l'ultima non c'è. Forse questa è più una preghiera abbreviata. Non ha le parole dell'ultima parte da ripetere una volta.
c'è da recitare delle cose in tibetano, che però non riesco a trovare l'ultima parola. No, sono riuscita a trovare le parole complete, forse mancano o forse c'è un'abbreviazione. Delle volte fanno anche delle abbreviazioni, delle volte invece ci sono elaborazioni, quindi c'è bisogno di ripetere una volta, dopo i benefici, bisogna ripetere. Unghe nome dumbo suma seme kuncha cha perma erigo te mama mama shera pareci.
sembra che non ci sia del beneficio. Non ci sono degli altri benefici, sembra, c'è soltanto che il lama che regge. Ok, ora fate l'offerta dei fiori al lama, al guru. Cioè, dalla gloria dello so, diciamo di dare gloria a lei, dalla gloria di sé tu so, dalla gloria di sé tu so. Poi il fiore viene dato indietro e la mettete sul capo. E così ricevete le benedizioni. Ora la trasmissione orale degli impegni. Non ci sono dei di tutte le però, tutte le divinità delle Chugyase, però è molto importante se voi praticate, cioè l'impegno. Allora pensate a questo, fino a che non raggiungo l'illuminazione, continuerò a seguire la divinità Tara. Del mentre continuano del Vajra, del discepolo, possa ogni singola benedizione della perfetta Tara entrare, ricevete, pensate di aver ricevuto queste benedizioni. Ora la trasmissione orale delle benedizioni, generate forti preghiere, forse della devozione alla Tara frontale, della generazione frontale. Generate una forte devozione, una forte alla generazione frontale e quindi dal cuore di Tara, della generazione frontale, nella misura di un pollice, e vengono emanate nella grandezza di un pollice ed entrano attraverso il vostro capo. E si mischia così con il cuore, con la tamma al cuore, e così benedicono il vostro continuo mentale. Quindi il guru adesso sparge dei fiori su di voi e immaginate così che vi dà la Tara perfetta che aiuta a proteggere dalle 8 paure esteriori, dalle 8 paure interiori e dalle 16
delle otto paure interiori, le otto paure esteriori e dei sedici pericoli, dei 16 pericoli, e qui guidano così il discepolo: per favore, liberami dall'oceano di sofferenze del samsara. E quindi a livello ultimo, per favore, dalle benedizioni affinché possano ottenere l'illuminazione. Così termina l'iniziazione di Tara. Adesso per ricevere la successiva bisogna fare l'offerta del mandaggio.